Aspetta, sì, mi sa che è di qua. Ha fatto piacere parlare con intelligenza artificiale, insomma, anche perché alla fine... Non mi sento più le... Non sì. mi sento più nulla. Gaia è morta, quindi... C'era solo il... Ade, come intelligenza artificiale non è che parlava molto. Mio capo tribù. Solo Aloy. Come desideri. Hai mai pensato che... Se non fossi mai arrivata, Orea sarebbe ancora... Se non fossi mai arrivata, avrei condotto i miei uomini alla morte. Orea sarebbe sola. E l'anima per la quale ha sacrificato tanto, perduta. A ogni modo, non avrei potuto proteggerla. Non l'hai delusa? Guarda cosa ha realizzato, era pronta a combattere. Guarda cosa hai realizzato, non l'hai delusa. Ma un po' tutte e due le cose, dai. Dai, abbiamo sempre usato il cuore, usiamo il cuore. Tu non l'hai delusa. L'hai aiutata nel suo intento. Scoprire il suo destino. Se questo è destino, non lo auguro a nessuno. Hai ragione. Ma lei era pronta ad affrontarlo. Solo contro la morte scopriamo anche se per un istante la scintilla della vita. Invece Orea l'ha trovata. Sono orgoglioso. Il suo trapasso mi addolora, ma almeno adesso so chi era veramente e perché l'anima era così importante. A lungo mi ha ripetuto: se l'avessi sentita, fratello... Ora riesco a capire. C'è qualcos'altro, vero? Non posso restare, Aradak. E ovunque vada, il Werak non può seguirmi. E poi... C'era già un capotribù prima di me. Uno forte, credo. E ora più saggio, grazie a ciò che ho visto. Il demone è andato. Ma c'è molto da fare. Intendi le nuove unità che sono scappate dal calderone? Sì, Rogartigli. Naltuk li stava seguendo da ultimo canto. Potrei dare una mano? Non ne dubito. Ormai sei una Banuk. Sembra che il tuo tempo fra i Banuk non sia stato uno spreco. Firebreak, Sire, Efesto. Tutto molto... interessante. Lui guardava. Il segnale che ha svegliato Ade ha svegliato anche Efesto. Sì. E gli ha scatenati nel mondo commenti proprie. Così sembra. Parti di Gaia con una vita aberrante, trasformate da docili funzioni subordinate a intelligenze ribelli fuori dalla nostra comprensione. La comprensione attuale, almeno. Qualsiasi cosa siano, sono ancora là fuori. E ti vogliono morta. Il sentimento è reciproco. Dobbiamo aspettarci altro da Efesto, ne sono certo. È potente, creativo e motivato. Non smetterà di creare nuove anticacciatori. Per questo un giorno noi potremmo doverlo fermare. Noi? Noi, o chi arriverà prima. Efesto non è stata l'unica cosa che ho scoperto nello squarcio. Ho sentito anche qualcosa sul conclave dei Banuk. Puoi anche fermarti adesso. È quello che avevi detto ai cacciatori mandati dai Banuk, prima che li attaccassi? Oh no, Aloy. La cortesia di un avvertimento la riservo solo a te. Il mio passato e i miei segreti sono cosa mia. Farei meglio ricordartelo. È un bene che tu sia brillante, Silence, perché la tua personalità andrebbe rivista. Questa discussione è finita. Era finita ancora prima che iniziasse. Ci sentiamo lungo la strada. Abbiamo toccato su un nervo scoperto, Va bene, ma quindi non... Aspetta, ci sono sbucate nuove missioni? Oppure no? C'è qualcosa fuori dalla forgia? Cos'è? Aspetta, è una commissione. Naltuk ha rintracciato i Rogartigli fuggiti dal calderone. Lo squarcio è ancora in pericolo. Finché non saranno distrutti, va bene. Facciamolo. Mi sa che è l'ultima. Ah, ecco. A 1, 2. Ah, sono varie zone. Ok, 1, 2, 3 e 4. Vabbè, la terza è qui. Praticamente
Ok, ma saranno rogartigli normali? Oppure... sì, anche se qui però... Da qui non so come scendere, francamente. No, forse è meglio che uso... Ah, qua non c'è niente. Hangar di droni. Niente, mi sa che ci rivediamo, dai, direttamente qua. E a sto punto quasi quasi vado in ordine. Va, parto dall'1, che è qui. Ok. Allora, la zona dovrebbe essere questa. Vediamo, sì, esatto. Come sì. Nel calderone. Però... Non è... È demoniaco? Sì, è demoniaco. Porca vacca. Non ce n'è uno normale di macchina. Qua sono tutti demoniaci, porca vacca. No, perché se avessimo nelle vicinanze una macchina normale, magari io la controllerei pure. Però è da solo, no? Ha due spazzini vicino. Allora, questo sì che sembra comunque un orso, eh? Ok, questo è andato. Vediamo. Se lo spazzino viene qua... Ecco, mi fa un favore. Vediamo. Ma non, lui no però, eh. Solo lo spazzino. Vabbè, facciamo così. Ok. Poi via. Ok. Così è rimasto solo lui. Madonna, ammazzare sto coso da solo sarà una vera sfida. Ah, aspetta. Vediamo se riesco con queste frecce a... Aspetta. Ah. Aspetta, non vedo niente. Cavolo. Dov'è? Voglio cambiare, va. Con quello. Però qua almeno rispetto al calderone ho un po' di difesa, va. Staccato? Non lo so. Mi sa di no. Madonna. Eh sì, ciao qua. Allora, ho ammazzato tutti gli spazzini come prima, ma stavolta vediamo. Andiamo direttamente così e basta, perché sennò non ce la facciamo. Là. Facciamo male con le frecce devastanti per quanto possiamo. Vedo. Ok. Ah, c'è del blu bagliore. Non vedo niente. Ho delle bombe, ma non posso poi rifarle, quindi tutto vale. Andato via, attenzione a questi schizzi di paura, probabilmente, non so. Cavolo. Cavolo. Che
si fa la barriera di fuoco. Ho finito le frecce. Cavacca. Se lo colpissi lì, sì, gli faccio male e gli tolgo pure il fuoco se gli tolgo quella parte. Aspetta. Ah. Attenzione. Dai, madonna, girati un attimo. Cavolo. Madonna. Vado. Fa niente. Almeno l'abbiamo incendiato per bene, cavolo. Ah. Oh, ora non mi puoi più lanciare. Sparare fuoco, eh. Madonna, dove vado qui? Ce l'hai solo sulle braccia ora il fuoco. Cavolo. Stai fermo un attimo, porca vacca. Ah. Oddio, chi è? Ci sta dando una mano, attenzione, attenzione. Abbiamo trovato degli alleati. Devi stare fermo, però. Senti. No. Basta, ho finito i colpi. Ma no, ok, pensavo che andava a fuoco. Preso. Cavolo. E poi superiamoli. No. Però secondo me è debilitato, Oh, era ora che esplodessi. Sì, con questo devo continuare ad andare di frecce e basta, perché il resto, frecce o bombe, se le ho a disposizione, perché se no
Se no, spreco solo munizioni e basta. Dai, no. Oh, buona. Inizia. Sì, sì. Anche se ha comunque punti deboli, eccetera, ma... Va bene, adesso credo che ci rivediamo alla prossima area, se no qui mi devo riorganizzare un attimo. Eccoci qua, seconda zona. E ho trovato un bel razziatore che potrebbe stavolta darmi una mano. Sì. Lui lo converto e come? Aspetta, sperando... Ok, dai che ci riusciamo ad avvicinarci furtivamente. Uno dei rogartigli del rombo di tuono. Stai fermo, no, non andare di lì, ti prego, fermati. Bravo. No, non ti girare. Vado nell'erba. Ok. Sì, ma stai fermo, non andare di lì. No. Maledizione. Calma. Stiamo qui un attimo. Vabbè, ma deve passare proprio di qua. Ok, non mi ha visto, non... No, no, infatti, è tranquillo, è tranquillo. Dove è andato? Eccolo. Ok, ok, buona. Vai, andiamo. No, proprio... Ok, facciamo il... Non mi guardare, bravo. No, niente. Ups. No, ma non sono nessuno io. Oh, 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 oh. Aspetta. Aspetta prima che mi vedono bene. Ok, 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 qua sono sparito. Ok, si stanno avvicinando. Vai, ok. Perfetto. Ottimo, addio. Me ne vado. Ok, oh, bene. Diamogli una mano adesso. Speriamo che duri, però, poveraccio. Usa il mitragliatore, no? No, dai. Aspetta. Ok. Oh, bene. Dai, razziatore, dammi una mano. No, è già morto. Fide, è troppo overpower sta macchina. Porca vacca, oh. Ah. Guardala, guardala. No. Ok, l'ho preso lo stesso. Aspetta. Ah. C'è il mitragliatore lì, vero? Non so. Non ho proprio il tempo poi di controllare. Ho staccato qualcosa. No, che... Madonna. Ok, fermo. Così. Perfetto. Lo so, mi sa di no, eh. Munizioni. No. Ok. Quindi sembra di essere la corrida. Oh, bene, stavolta è andato giù subito. Ma no, cioè...
dai. Madonna. Col masso enorme. Ma ah. Olè. Olè. Aia, che male. Ok. Ah, preso di striscio. Aspetta. Ok, perfetto. Manca solo di là. Se non muore prima. Vedo. Ah. Porca vacca. Dov'è? Aia. Preso. Attenzione. Però sta facendo scintille questo, eh. Porca vacca. Eh sì, devo andargli incontro per schivarlo bene. Porca. Dai. Preso, sì. Si sfonderà prima o poi. È stordito. Ah no, no, no. Peccato. Madonna. Porca vacca. Oh, finalmente. Finalmente. No, non prende fuoco questo? A quanto pare no. Peccato. Cavacca. Dai, cadi. Merda. Oh, forse ci siamo, madonna. Questo qua è il primo colpo, Non l'aspettavo. Ok. Bene. Come prima, ci rivediamo direttamente a destinazione. Ok, avevo un mastino che mi seguiva. Porca vacca, demoniaco, te pareva. Oh, ma uno normale di mastino non mi dispiacerebbe controllarlo.
qui. Questo che è un Keratauro. Ah, eccolo lì, eccolo lì. Aspetta. Superato la prova. No, voglio controllare lui, ma non ho fatto in tempo. Vabbè, l'ho avuto. Cos'è, bordello? Aspetta. Aspetta, aspetta, qua ho un'altra idea. Devo però fare una modifica. Aspettate, una modifica. Armi, io ho l'arco. Dov'è questo? No. L'avevo potenziato. Questo. Ok. Dov'è? Ok, vai uno. Creiamo un po' di confusione. Esatto. Ok. Vediamo se... Vabbè, che... L'orso. Non viene il nome. È straforte, quindi... Dubito che due Keratauri possano impensierirlo, ma... Calma. Almeno magari lo distraggono un po'. Aspetta. Merda. Vai. Ok. Cosa ci vuole? Ah, beh. Ok. Aspetta, se io mi nascondo, magari lui va ad attaccare qualcun altro. Appunto, è bravo. Uno. No, non l'ho preso. Ok. Andate contro... È Rogartiglio, ecco. Bel nome. Ok, guarda, guarda, arriva. Ah, ma quello è immune. Quello è immune, maledizione. È fortissimo. Ecco, infatti. Le hanno neutralizzate tutte e due, maledetto. Aspetta, devo prenderlo e da qua. Oh, troppo lontano. Allora, aspetta, continuiamo a... Ecco, rompiamo quello. A vedere. Ah, ma lui è normale. Lui è normale, attenzione, non è demoniaco. Aspetta. Keratauro Rogartiglio. Eh già. Va, va, va. Guarda che non cambia niente. Cioè, attacca in ogni caso. Quindi direi che possiamo anche togliere contro di lui. Aspetta, dove sei andato? Andiamo. Non vedo niente, ok. Maledizione. Ok. Però vedo che ha, l'avevo già notato prima, ha delle batterie dietro, sbaglio, sì. Beh, lo elettrizzeranno un po', però... Maledizione, ce l'ha dietro. Starto. No, cavolo, intanto mi impappino. Ok. Dov'è, dov'è? Non lo vedo. Eccolo. Preso.
colpire, continua a colpire anche senza vedere. No, l'ho preso con una. Perfetto. Dai. Merda. Però non l'ha ancora fatto. Forse perché non c'è spazio. Quell'attacco, diciamo l'attacco corpo a corpo. Non l'ha ancora fatto. Non l'ho preso? Aspetta. L'avrò preso una batteria, no? A meno che sono coperte. Porca vacca. Continua a fare questo attacco. Che è meglio, francamente. Visto che ci sono gli alberi. E dai. Cavolo. Ok. Perfetto. Fatemi raccogliere. Va. Ottimo. E credo che salverò. E ci dirigiamo all'ultimo. Sa che è l'ultima destinazione, sì. È Aratak. Sì. Cosa sta facendo qui? Due rogatigli. Non sarà una passeggiata. Ah, ecco perché c'è lui, per darmi supporto, ma guarda. Ne preferivo uno solo di rogatiglio, però vabbè. Ok. Dimmi. Potrei darti una mano. Smettiamola di incontrarci così. Lo faremo. Una volta eliminati questi abomini. Ok. Questi scommetto che sono demoniaci, figuriamoci. Figuriamoci. Ah no, solo uno, attenzione, attenzione. Allora, aspetta un attimo. Mi raccomando, Aratak, non fare cagate. Che basto già io. Aspetta. Se riuscissi a controllarlo, sarebbe una lotta alla pari stavolta. Fai finta di niente. Ok. No, vabbè, dai, madonna. Zarola. E allora... Piano B, piano B. Ho questo. Aspetta. Aspetta così. Occhio. Dai. Oh, no. Ok. Oh, perfetto. Io vado a nascondermi. Così magari attacca l'altro. Peccato che non dura tantissimo.
Dai, attacca l'altro, attacca, attaccatevi a vicenda. No, vabbè, l'ha congelato però, attenzione, potrei approfittarne. L'ha congelato. Volo. È arrivato l'altro. Un attimo, e torniamo a queste frecce. No, non è, è questo da corrompere. Ok. Ok, dai. No, non attaccate me. Alberi. Ok. Oh, benissimo, benissimo. Ma non me però. Oh donna. Sono pronto. Ah no, pensavo che l'avevo ucciso. No munizioni, no, non c'è problema. Dai. Ok. Ok. Sto nascosto. Però sta attaccando Aratak. Devo stare nascosto. Maledizione. Aspetta. Ecco, adesso si stanno scannando. Che un colpo gli ha dato. Porca vacca. No, 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 no. Sparita. Bravo, bravo. Guarda, guarda. Madonna. Aspetta. Andando via, oh. Ok, era attacco a terra, sì, va bene. Aspetta, stanno andando via tutte e due, ok. Fide, per questo qua ci vuole strategia, per questo incontro. Perché normalmente ce ne vuole in ogni caso, però qui ce ne vuole un po' di più. Fide, sono tutti due vicini, porca vacca. Non mi vedono. Vedere, fammelo segnare, va. Ok. All'attack non fare stupidaggini, forse posso ancora ecco. Meglio sparire. Forse posso ancora controllarlo. Ok, al volo proprio. Ok. Oh, bene. Bene, così. Non c'è più problema. Non c'è più il problema. Usare le frecce corruttrici e possiamo concentrarci su quello là. Non devo colpire il mio però, perché sennò è un casino. Ok. Porca vacca, l'onda d'urto l'ha colpito. Guarda. Scontro tra, tra titani qua, eh. Sì, sì, continuiamo a colpirlo così, va bene. Ok, va che a terra. Ok. Bravo, dagli fuoco.
Perfetto. Perfetto. Questo è sotto il nostro controllo ora. Perciò dobbiamo per forza farcelo nemico. Vabbè. Dov'è? Eccolo. Allora, no, io volevo capire. Mi sa che sono... No, non sono protette, scusate. Oh, adesso lui che è docile. Fatemi vedere. Ah, ecco, ok. Dai, dai. Forse meglio là. Esatto. Aspetta. No. No, è quello morto. Madonna. Ok, vai. Ah, però non ha mollato il masso. Madonna. Questo era. Ottimo. Mamma mia. È stata dura. Soprattutto il primo è stata dura. Non chiedetemi come mai. Ma, cioè, ma va bene. Vabbè, parla con Naltuk. Ah, proprio è... Dov'è? Ok, alla base, va bene. Allora, Naltuk, eccoti qua. Gli spiriti delle macchine io possono sembrare. Ho saputo. Aratak mi ha detto di Orea. Mi spiace, Naltuk. Non serve. Aratak ha detto che alla fine si è fusa con la luce blu. Era quello che aveva sempre desiderato, giusto? Ogni volta che vacillo, io penso che dovrei cercare la sua guida. E poi mi ricordo che l'unica guida che riceverò sarà la mia. Che dovrà essere più che valida. C'è molto da fare. I rogartigli. Aratak mi ha chiesto aiuto per la caccia. È molto rischioso, ma mi tiene impegnato, così credo di essere grato per questo. I miei esploratori li hanno visti nello squarcio. Voglio credere che tu abbia ragione, Naltuk. Orea se n'è andata felice. Penso... Sì, è così. Le sue vittorie. Sopravvivere ai Karja. Comunicare con l'anima. Sconfiggere il demone. Qualsiasi obiettivo si ponesse, lo superava. Alla fine... È stata ricompensata dalla stessa luce blu. I canti dicono che i nostri corpi sono meri ricettacoli della luce. I nostri cuori sono troppo bui. Ma per un momento, prima che morisse, spero che abbia sentito cosa si provasse a farne parte. Un po' elettrizzata, eh. Non sembri convinto di poter prendere il posto di Orea. Lei era un'ispirazione. Per ogni incontro. Le nuove macchine, il massacro al rombo di tuono. Sapevamo di potercela fare, perché lei aveva affrontato di peggio. Non so se avessi la sua fiducia. Quella si guadagna, Aloy. Perfino in noi stessi. Orea ti ha dato la sua fiducia, vero? Lei credeva che tu fossi all'altezza. E anch'io. Davvero? Non te lo direi se non lo pensassi. Allora dovrò fare del mio meglio per non deluderti. Ho già trovato i rogartigli, Naltuk. È finita. È fatta, allora. L'ultima opera del demone, spazzata via. Le ultime note del canto di Orea. Lo squarcio è un posto più sicuro grazie alle tue imprese, e ora... è tempo di ricominciare da zero. Felice di aver fatto la mia parte. Anche noi, Aloy. Grazie. Ok, missione completata. Va bene. Direi che dovremmo aver fatto tutto, sì. Vabbè, ci ha dato la cassa qui, ma... Tutta roba, quante casse ho? Aspetta. Vabbè, che sono pieno di risorse, però... Infatti, cioè...
Non posso prendere niente, praticamente sono pienissimo di roba. Va bene, ma sì, tanto guarda. Direi che va bene così. No, guardo la mappa un attimo, ma boh, io altre missioni non ne ho trovate. No, ne avevo trovata una girovagando, ma è più che altro una raccolta di collezionabili qua. C'è un luogo dove se giro per questa mappa ci sono delle statuette di animali. E se le trovi un po' le metti qua a mo' di... come posso dire, che c'è un proiettore che fa vedere gli ologrammi degli animali che metti sul piedistallo, ecco, esempio. Però nulla di che, ecco. I treni di caccia non ho intenzione di farli, perché come ho detto ho già dato abbastanza nel gioco base, e basta. Credo che con questo abbiamo finito, e sì, beh, c'è rimasta solo appunto l'ombra incombente, che però vabbè, avevamo già fatto, va bene. No, direi che tutto sommato un buon DLC, i sì. Di caccia dei Kharja sono delle coppie. Vabbè, rispetto al gioco base, cioè no, il gioco base è decisamente meglio, anche dal punto di vista, anzi soprattutto dal punto di vista della storia. Diciamo che abbiamo visto una specie di squarcio, ecco, giusto per stare in tema, delle altre IA, abbiamo conosciuto un pochino Efesto, spero che si sente il parlato, abbiamo conosciuto un pochino Efesto, anche se per poco appunto, e poi abbiamo conosciuto, abbiamo questa nuova IA Bonevola, che secondo me, se mai faranno un seguito, potrebbe benissimo prendere il posto di Gaia, che mi sembra buona come IA. Va bene, allora, ci salutiamo qua, dai. Tutto sommato questo DLC mi è piaciuto, bello innevato, forse anche troppo innevato, anche se a me, vabbè, la neve piace, e niente, qua da questo paesaggio noi ci salutiamo, ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazze e ragazzi.